Fratture al femore e tempi di modalità. Se ne è parlato durante un convegno che si è svolto nell'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele nell'ambito della giornata della traumatologia gelese. Destinatari dell'incontro sono stati medici di medicina generale, pediatri, ortopedici e terapisti. L'ortopedia di Gela c'è e c'è anche a buon livello. La conferma è il consenso unanime di autorità sia a livello nazionale e internazionale, oltre a tutti i primari del circondario e anche oltre, e nel venire qua e a dimostrare questo. Uno degli obiettivi fondamentali che ci è stato proposto a livello di direzione strategica è quello di diminuire l'immigrazione sanitaria. Quindi l'obiettivo è quello, e far capire alla gente che non è necessario andare fuori, ci si può curare anche a Gela. Un focus medico che ha visto la presenza, tra gli altri, del professor Max Morandi dell'Università Americana. La platea è stata presente molto in questa giornata qui a Gela, un folto pubblico sia di medici che di utenza cittadina, che ha voluto testimoniare come l'ortopedia gelese sia importante per la città e per il circondario. Ed è importante sottolineare anche che non si emigra più, si può curare anche a Gela. Certamente, si è visto già negli ultimi mesi, da quando il nuovo corso dell'ortopedia gelese è stato instaurato così con successo, come a un certo punto la stragrande maggioranza degli utenti traumatizzati possa essere trattata qui in zona. Durante il convegno si è parlato tra l'altro delle complicanze a breve e medio termine e del trattamento con placche e viti. Sono ovviamente le fratture oggi in grande aumento per via degli incidenti automobilistici, degli incidenti sul lavoro, quindi rimane sempre un argomento molto attuale. E naturalmente parlare del primo trattamento che deve essere atto ad evitare eventuali complicanze diventa un momento importante. La segreteria scientifica era composta dai dottori Sebastiano Mangano, Emanuele Aliotta, Andrea Costa, Luigi Licata, Angelo Raitano e Salvatore Sauna. Abbiamo avuto una grande risposta sia dei colleghi ortopedici che delle altre figure professionali che abbiamo invitato, come i fisiatri oppure i terapisti della riabilitazione. Sicuramente la caratura degli ospiti e dei relatori ci ha aiutato, è andata veramente molto bene. La denominazione dell'evento, Slow Pisci, già dà l'idea di quello che volete promuovere questa sera. Slow Pisci perché noi parliamo in siciliano, noi siamo siciliani, siamo orgogliosi della nostra lingua, e siccome una grossa manifestazione che Slow Food Internazionale organizza annualmente è Slow Fish nella città di Genova, che detiene il marchio registrato, allora mi è venuta l'idea e ho proposto al mio presidente regionale, che poi ha proposto agli organi nazionali, di poter organizzare una manifestazione con il nome nostro tipico siciliano, Slow Pisci, e questa sera abbiamo saputo che sarà adottata in tutta la Sicilia per tutte le manifestazioni che parleranno di pesce, Slow Pisci. Negli ultimi 30 anni la pesca siciliana si è ridotta del 60%, sia per il numero delle imbarcazioni che sono andate demolite, sia per il numero degli addetti che si sono allontanati dall'attività. Nonostante questo, che erano le misure che ci hanno richiesto a livello comunitario, la comunità europea ci ha imposto delle misure, dovevamo diminuire lo sforzo di pesca, lo abbiamo fatto, il risultato è stato un niente di fatto. Noi europei vengono imposte delle regole, agli altri 21 nessuna regola se non quelle degli stati extracomunitari e delle loro forme di intervento. Questa serata indica che sì, il comparto della pesca a Gela è in sofferenza, ma è ancora vivo, nel senso che voi ci credete ancora in questo lavoro. Sì, infatti ci crediamo ancora. Anche perché il mestiere del pescatore è un mestiere tipico, un mestiere di tradizione, e non si impara dall'oggi al domani, ma si ha nel sangue vivere il mare. E siamo molto legati, talmente legati che in altre occasioni con queste condizioni avremmo già abbandonato il settore. E con questa degustazione stasera vogliamo avvicinare la gente al mare, alle risorse che può dare, ai prodotti tipici che ci può dare, e far conoscere un problema comunque che già ha la sua visibilità, il problema del porto rifugio, che è un problema ormai atavico.
Preside, ogni occasione è davvero preziosa per arricchire il curriculum delle competenze dei ragazzi, e anche questa sera gli studenti davvero si stanno dando molto da fare con grande entusiasmo. Questa è una nota che rileviamo sempre. Sicuramente un contributo notevole, eccellente, che danno i ragazzi a questa manifestazione. Mi trovo favorevole a questa iniziativa, tant'è che ho detto subito sì, perché è un modo per far vedere che l'Istituto Alberghiero è all'avanguardia per competenze e per capacità di dare spettacolo alla fin fine. Tutto sommato è questo qui che si vede. Al fianco dei pescatori. Sicuramente, quindi una collaborazione proficua e molto interessante per noi. Parliamo di prodotti locali, la materia prima del nostro mar Mediterraneo, il buon pesce del nostro mare, l'alberghiero non poteva non essere presente. Che cosa state preparando questa sera? Allora, stasera abbiamo una pasta al nero di seppia. La pasta in particolare sono dei fusilli artigianali di un'azienda agricola locale e delle seppie fritte, un classico. È un prodotto semplice ma che fa tanto bene alla salute. È un prodotto semplice ma è genuino, è dei nostri mari. La seppia è stata pescata dai pescatori del porto rifugio di Gela, è seppia fresca, è, diciamo che più genuina di questa non ne possiamo trovare. Arriva il sì dei capigruppo consigliari all'area naturista proposta dal sindaco di Gela, Domenico Messinese. Ci sono però dei paletti, non più 6 chilometri di costa riservata ai nudisti, ma solo uno. Il tratto individuato è quello terminale tra il lago Biviere e il Dirillo. La conferenza dei capigruppo, promossa dal consigliere comunale del Partito Democratico Enzo Cirignotta, si è svolta ieri. Diversi punti che sono stati trattati, quello della riflessione morale, della ricaduta economica e dei servizi che saranno offerti all'utenza. Presenti il primo cittadino, il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Ascia, lo stesso Cirignotta, Salvatore Scerra di Forza Italia, Luigi Di Dio Reset 4.0, Guido Siracusa del Polo Civico, Enzo Giudice del Movimento 5 Stelle ed Enzo Cascino di Lista Musumeci. L'idea del sindaco è un'idea da non sottovalutare, anche perché dopo, diciamo, l'addio dell'industria, possiamo dire che effettivamente dobbiamo cercare altre soluzioni alternative per portare un po' di sviluppo, e quindi se non questa, diciamo, trovata buona da parte del sindaco, non ci trova praticamente a noi anche idonei ad accettare le situazioni del genere, che possono portare soltanto novità alla nostra città. E quindi l'idea del sindaco diventa un'idea importante da valutare anche attentamente sul piano urbano del demanio marittimo, perché andrà ad occupare una striscia di demanio, una striscia di proprietà privati e comunque una parte di territorio che fino ad oggi, la parte verso est, è stata sempre, diciamo, attinta per diversi scopi come quella della silvicoltura e dell'agricoltura. Quindi siamo nelle condizioni di poter dare un assenso al sindaco per trovare questa sua genialità, la direi, perché di fatto potrà portare turismo e sviluppo al nostro territorio. Però è chiaro che voi durante la conferenza di ieri avete rimarcato un concetto, che non ci sia un turismo mordi e fuggi. È chiaro che dietro a questo, diciamo, a questa scelta bisogna trovare anche accanto a questa area che diventerà un campo per nudisti, delle cosiddette infrastrutture che potranno allocarsi per quanto riguarda anche pernottamenti, per quanto riguarda attività ricettive e nonché per ristorazioni, che possono col tempo, fermo restando che non è che un progetto che parte subito quest'anno, perché ha bisogno dei pareri, delle valutazioni ambientali anche sotto l'aspetto di recupero di quella spiaggia. Un serrato botta e risposta è andato in scena ieri mattina in diretta nel corso della trasmissione radiofonica dell'emittente M2O, condotto in studio da Selvaggia Lucarelli. Protagonisti l'assessore alla cultura del comune di Gela, Francesco Salinitro, e la stessa conduttrice. L'oggetto del contendere, la definizione da parte della Lucarelli in una precedente puntata del suo programma, di Gela come città non proprio bellissima.
Questa affermazione aveva scatenato una reazione da parte di moltissimi utenti dei social network gelesi che in un moto d'orgoglio hanno anche lanciato sul web un hashtag dedicata alle bellezze paesaggistiche di Gela. Ieri l'intervento in diretta dell'assessore Salinitro. Francesco Salinitro, pronto? Sì, pronto, buongiorno. 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 Grazie di avermi contattato. Prego. Di nulla. Allora, guardi, riassumo io perché non si è capito. Prego, Selvaggia. L'altro giorno ho detto solo che Gela non è bellissima, ok? Tutto quello che ho detto è questo. Lei ha risposto in un post e anche altri giornali dicendo che ho detto una cosa sciocca, ho detto delle cose stupide, eccetera. Mi dice per cortesia cosa c'è di sciocco nel dire che Gela non è bellissima? Di sciocco c'è soltanto il fatto che se lei avesse detto che Gela non è una città bellissima, nulla avremmo detto. Invece lei l'ha presa come paradigma di bruttezza, nel senso che una signora che è stata portata a Malta è stata delusa da ciò che ha visto a Malta e lei ha detto forse in realtà non l'hanno portata a Malta ma a Gela. L'hanno scaricata a Gela. Esatto, allora questo è un elemento negativo perché ovviamente se fosse stata portata a Gela avrebbe avuto ragione a lamentarsi. Allora, siccome noi stiamo facendo degli sforzi enormi per far conoscere la città diversamente dal luogo comune di come è stata conosciuta negli anni del petrolchimico che è ora chiuso, questa cosa danneggia il gran lavoro che stiamo facendo per riprendere le fila di ciò che Gela era prima del petrolchimico, quando il turismo era uno dei punti di forza dell'economia gelese. Ma questo punto di forza è dato da che cosa? Dal fatto che ha delle spiagge bellissime, meravigliose, ha dei reperti archeologici straordinari, altri se ne trovano in continuazione. Cioè, se io dico che Gela non è bellissima, lei non trova che sarebbe invece pubblicità ingannevole dire che Gela è bellissima? Io non ho detto che Gela è bellissima, io ho detto che Gela non è bellissima. Io ho detto che Gela non è bellissima. E io non ho detto che Gela è bellissima. Ma nel momento in cui lei la mette a confronto. Io ho detto Gela non è bellissima. Ma nel momento in cui lei la usa come esempio di negatività. Vabbè, un esempio è un esempio. È un esempio un esempio. È Civita Vecchia. Ho capito, ho detto Gela. Oggi tocca Gela, domani tocca Civita Vecchia. Dire Civita Vecchia. E perché devo dire Civita Vecchia? Scusi, mi è uscito Gela e ho detto Gela, ce ne sono tante città. Io ho voluto rimarcare. Che questo esempio di negatività non corrisponde a verità. Lei vede Gela, io invece ribadisco che Gela non è bellissima, corrisponde a verità la mia affermazione. Un'operazione di polizia non aria è stata condotta ieri dalla Polizia Municipale di Gela presso il mercato settimanale. L'intero perimetro mercatale è stato cinturato da decine di agenti, anche in borghese, di Polizia Municipale. Durante l'operazione sono stati sequestrati ortaggi, bancarelle, stereo e un numero particolarmente rilevante di CD privi di marchio SIAE. Sono stati inoltre verbalizzati numerosi ambulanti privi di posteggio all'interno del mercato. L'operazione si inquadra nell'ambito del programma amministrativo volto a riportare ordine e legalità nell'economia cittadina. Il comandante Giuseppe Montana. Abbiamo condotto delle operazioni di polizia non aria per riportare un po' di ordine e di legalità nell'ambito dell'economia cittadina, perché sappiate bene, si sa bene che la concorrenza sleale sicuramente comporta un grave danno all'economia e soprattutto a coloro che operano nell'ambito dell'economia cittadina e quindi i commercianti. Un'ultima operazione a non aria che abbiamo condotto ha riguardato il mercato settimanale. Bene, nell'ambito di questa operazione che ha visto impegnate decine di vigili urbani, anche in borghese, sono stati sequestrati numerosi beni, tra cui addirittura un'intera bancarella, numerosi CD, uno stereo, anche frutta o meglio ortaggi. Si tratta di un'operazione non isolata, ma di un'operazione che costituisce l'ultima delle tante eseguite all'interno del mercato settimanale, dove sono state rilevate numerose sanzioni. Ultimamente si parla di decine e decine di verbali,
eventuali fatti all'interno del mercato settimanale. Ma la polizia a Nonaria non si è limitata ovviamente al mercato settimanale, come si sa bene ultimamente ha toccato numerosi aspetti della vita cittadina, anche altri mercati rionali come quello di via Madonna del Rosario e anche ambulanti abusivi come anche numerosi esercizi a posto fisso. Si tratta del tentativo che la polizia municipale in simbiosi con l'amministrazione comunale sta tentando di realizzare proprio per riportare serenità e legalità all'interno dell'economia cittadina. Libere professioniste casalinghe, commercianti, ma soprattutto mamme, mamme di figli che in città vogliono rimanere per costruire il loro futuro. Sono le componenti del Movimento Rosa per la rinascita di Gela, presentato ufficialmente ieri sera. Assieme alle istituzioni, hanno detto le responsabili, vogliamo contribuire attivamente alla ripresa occupazionale. La nostra cosa è di dire salute e lavoro. E come si può ottenere salute e lavoro? Lottando perché verso le istituzioni o magari facendo un po' di pressione alle nostre politici o anche costruirci noi stessi il lavoro che ci offre la nostra città. Il Movimento Rosa per la rinascita di Gela era già sceso in piazza lo scorso 26 gennaio nell'ambito della mobilitazione per il lavoro. Noi vediamo che le istituzioni si stanno muovendo e noi ecco che appunto noi stiamo mettendo su questo movimento, visto che siamo donne, stiamo formando una rete per essere vicino a questa istituzione, dato che la salute e il lavoro camminano di pari passo. Il vostro obiettivo principale è quello di non far emigrare da Gela i vostri figli? Sì, principalmente i nostri giovani, perché noi amiamo tanto la nostra Gela, la nostra città e i nostri comprensori. E le donne sono quelle che danno la vita e noi attraverso la vita vorremmo far rinascere Gela con i nostri ragazzi, con le persone che si stanno associando, perché parlando con le donne si stanno avvicinando a noi, ma non solo casalinghe, ma anche commercianti, che posso dire, abbiamo degli avvocati assieme a noi, delle consulenti, insomma, abbastanza persone, libere professioniste che si stanno associando a questo modo di fare nostro. È molto semplice, ci stiamo provando perché giustamente non abbiamo esperienza, però cerchiamo di farcela l'esperienza, cercando di bussare, di farci spazio con i gomiti. Da oggi il plesso della scuola dell'infanzia di via Valorsi a Gela porta il nome di Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986. È stata la prima donna ad essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze. Nel 2001 è stata nominata senatrice a vita per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale. Ci ha lasciato il 30 dicembre del 2012. Oggi alla cerimonia di intitolazione era presente la nipote Piera Levi Montalcini, presidente della fondazione dedicata proprio alla zia. Per me ha un enorme significato il fatto che tutta l'Italia ricordi così con affetto zia Rita, e il mio lavoro in questo momento è quello di cercare di collegare tutte le città e tutte le scuole che portano il suo nome in un unico gruppo, in un'unica rete, in modo che questa memoria che gli italiani hanno di lei venga poi trasmessa ai figli e ai nipoti. Il dirigente scolastico Crizia Nobile. Il grande valore che questa scuola vuole dare a Rita Levi Montalcini, per cui la scelta nella propria intitolazione, è legato al fatto, all'importanza della lotta che Rita Levi Montalcini ha fatto per aiutare i più bisognosi, per aiutare chi non aveva istruzione. E siccome lei pensava che l'istruzione era la salvaguardia delle persone, in quanto la povertà, l'indigenza si può combattere, diceva Rita Montalcini, non solo con i soldi.
Tra i presenti il procuratore capo della Repubblica Lucia Lotti. Questa è una realtà che vale, come ebbe modo di dirmi proprio Rita Levi-Montalcini quando ho avuto la fortuna di incontrarla in un'occasione. Mi disse che venire a Gela era un'ottima scelta e lei mi dimostrò di aver capito perfettamente la complessità, la difficoltà ma anche la straordinaria opportunità che aveva questo luogo. L'assessore comunale all'istruzione Licia Abela. Ancora una volta diciamo, c'è l'attenzione nei confronti della città, nei confronti di, diciamo, delle persone che hanno simboleggiato in maniera forte, hanno dato un'identità forte a quella che è l'identità appunto italiana. E quindi con molto piacere abbiamo accolto l'invito della dirigente ad essere presenti perché si possa crescere sin da piccoli con degli esempi valorosi e grandi come quello appunto di Rita Levi-Montalcini. Preside il mese delle STEM, ma anche un'evoluzione all'interno della scuola, si promuovono le materie scientifiche soprattutto tra le ragazzine. Sì, soprattutto la parità di genere. Questa è la giornata conclusiva di un percorso che abbiamo iniziato già da qualche settimana e proprio questa settimana l'abbiamo intitolata la settimana della scienza, dove ragazzi e ragazze sono stati diciamo spronati soprattutto a frequentare laboratori di scienza, ad applicarsi in quelle appunto che sono le materie prettamente scientifiche. Però a Later abbiamo anche organizzato una mostra sulle figure femminili che si sono distinte a partire da Marie Curie nell'ambito appunto delle scienze e delle tecnologie. Questo per far capire che non è solo compito dello Stato, così come recita l'articolo 3 della Costituzione, rimuovere tutti quegli ostacoli sociali e culturali per la piena promozione e consapevolezza della dignità dell'essere umano, ma è compito precipuo anche delle scuole. Il Sor Optimist Club di Gela è immediatamente colto attraverso la nota del questo progetto, il mese delle STEM, che si è poi evoluto in maniera molto interessante. Abbiamo abbracciato il progetto del MIUR delle pari opportunità a livello nazionale e quindi abbiamo creato, cioè abbiamo portato avanti questo progetto che ha avuto tre fasi. Prima fase un convegno nel quale convegno abbiamo avuto la possibilità di contattare via Skype o in videoconferenza quattro eccellenze del nostro territorio di Gela. E la seconda fase del progetto, secondo step, è stata la visita delle studentesse dei licei, degli istituti superiori all'azienda Lascot. E poi terza fase è stata un video che viene già trasmessa a Canale 10. L'impegno è stato quello, l'obiettivo quello appunto di portare avanti la condizione della donna e far capire ai giovani che possono farcela e alle donne in particolare. La sua esperienza è veramente una fonte documentale vivente per tutti questi giovani che l'hanno ascoltata con grandissima attenzione. E adesso invece per le ragazzine che ci seguono da casa, che cosa consiglierebbe? Di definire i propri bisogni e di perseguire le soluzioni a questi bisogni. Il mestiere di ciascuno di noi deve per primo farci gioia e dopo procurarci da vivere. Nella sua lunga carriera professionale, qual è stato il momento più critico? Forse quello di diventare primaria in un ambiente di uomini? Situazioni critiche se ne vivono ogni giorno. Fare il primario non è stato facile, però è stato appassionante. Guardarmi all'indietro dico che è stato bene così. I ragazzi hanno tanto bisogno di buoni esempi e raccontare la propria vicenda professionale a partire dalla vostra storia, che è una storia familiare che poi si è evoluta invece in modo straordinario, diventa davvero un elemento di grande importanza. Bisogna sempre credere nelle proprie forze e cominciarla a dire ai ragazzi, perché siamo convinti che bisogna sempre partire dalla base per poter fare un buon lavoro con tutti. E i ragazzi sono il nostro futuro e noi crediamo tantissimo in loro. E quindi oggi io cercherò di riproporre la nostra esperienza per fare in modo che qualcuno possa acquisire questa informazione e capire che il mondo è di chi lo esplora.